ufficiale. Giobbe Covatta, grazie per essere all'aria che ti restate. Insomma, che effetto ti fa vedere da una parte la disperazione di tuoi concittadini che stanno precipitando nel baratro di un immiserimento senza fine e dall'altro coloro che sembravano i garantiti che rischiano di fare la stessa fine? E che effetto mi fa? L'effetto non è, ovviamente non è un bel effetto, ma devo dire la verità, non mi fa un bel effetto vederlo, non mi farebbe un bel effetto vederlo neanche a Bari o a Bergamo, come non mi fa un bel effetto vederlo a Taranto, come non mi fa un bel effetto vederlo da nessuna parte, ovviamente. Detto questo, Napoli, come tu sai, come drammaticamente sanno quasi tutti gli ascoltatori e telespettatori, insomma, ha un qualcosa in più rispetto agli altri posti, cioè qualche piccolo dramma in più o qualche grande dramma in più. E molti pensano che ci si abitua a queste cose, invece non ci si abitua, ovviamente, e continuano a essere drammi che coinvolgono le persone. La signora prima diceva, prima di essere dei lavoratori, noi siamo dei cittadini. Per cui, insomma, è a quelli, è ai cittadini che bisogna garantire tutto. Tutto nel senso letterale del termine, nel senso che noi ci lamentiamo quando alcuni quartieri diventano dei quartieri difficili, ma se i ragazzi che poi diventano grandi ci restituiscono quello che hanno avuto da giovane, per cui se non gli abbiamo dato nulla, loro non ci restituiscono nulla. Se gli abbiamo dato della cultura, loro ci Certo, restituiscono Giobbe, tu della dicevi cultura. Napoli è una città particolare con più contraddizioni di altre, però che si colloca in un paese che già soffriva prima della pandemia. Questo coronavirus rischia di gettare delle ulteriore sale in una ferita che già era purulenta. Questa pandemia rischia di gettare ulteriore sale se non si trovano non soltanto delle soluzioni, ma delle alternative. Nel senso che la pandemia, come abbiamo detto per tutto il periodo che è durata la quarantena, ci cambierà, cambierà tutto, succederanno cose, cambierà la società. In realtà adesso che è finita la pandemia non mi pare che è cambiato nulla. Invece si sbaglia. E quella poteva essere una speranza, poteva essere, non dico una soluzione, ma il tentativo di trovare delle strade alternative a quelle che sono le strade che percorriamo quotidianamente. C'è la possibilità ancora di raddrizzare o di trovare delle soluzioni? Boh, questo è il problema, è sempre lo stesso, nel senso che non si deve mai chiedere a un comico qual è la soluzione, al massimo si può chiedere qual è il problema. Noi volevamo da te soprattutto una testimonianza sulle soluzioni, ci saranno gli esperti e la politica a provare a darle. Grazie a Giobbe Covatta. Chiara